Ok, allora eccoci qui a una nuova puntata, diciamo, in cui ci vedremo un po' di materiali in maniera un pochino più avanzata rispetto alla volta scorsa. La volta scorsa vi ricordate che abbiamo visto un materiale diffuso, questo. Abbiamo visto un materiale con il normal map, anche bump mapping. E poi abbiamo visto anche lo speculare. Sul speculare avevo avuto qualche piccola difficoltà e quindi mi sono messo a fare un po' di ricerche e ho ottenuto questo risultato, che non so se vedete, è estremamente interessante, dove però oltre alla specularità stiamo usando anche bene altre cose. Vedete che ad esempio riflette il cielo. Vedete che oltretutto il materiale si fa un po' da trasmissione della luce, nel senso che la luce si fermerebbe a metà, ma c'è un fenomeno celeste per cui la luce viene ritrasmessa un po' più oltre la metà, e questo dà una forma di realismo molto interessante. Allora, in questo incontro vediamo un po' tutte le possibilità del materiale, però prima vediamo di concentrarci su sulle specular map, no? In cui l'altra volta c'eravamo un secondino persi. Allora, prendiamo dalla nostra library, quindi andiamo in B, ci prendiamo la nostra library, ce l'avremo un nuovo map da qualche parte. Vedete che qui abbiamo un po' di texture che useremo e avremo questo qui, UV map del market, no? Quindi ce lo mettiamo, questo perché qui proveremo a metterci delle texture opportune. Quindi lo solleviamo un attimo, due, lo ruotiamo, CTRL Z. Uno, e ce lo mettiamo un pochino, okay, in modo tale che la possiamo vedere. Ok, allora adesso di questo oggetto vogliamo metterci delle texture, quindi ci facciamo un bel materiale ex novo. Quindi creiamo un materiale. Ecco, il materiale lo chiamiamo per esempio test material. Ok. Allora, a questo punto questo materiale ce lo metteremo in un angolo, ok, e poi lo assegniamo a questo oggetto, quindi andiamo sull'oggetto, andiamo in modifica, nella parte di mesh c'è un materiale generico e ci mettiamo il nostro materiale test material, quindi test material, eccolo qua. Allora, a questo punto il materiale vedete che in questo momento è bianco e quindi gli mettiamo magari anche proprio questo, il materiale corrispondente alla luna, no? Cioè l'immagine, quindi questo materials che abbiamo visto. Allora, adesso non c'è niente di customizzabile, ma ce l'abbiamo qua. Quindi cosa vuol dire qua? Che innanzitutto possiamo cambiare il materiale, quindi possiamo fare B. E quindi possiamo tranquillamente editare il nostro materiale senza essere in build mode. Quindi questo è un modo molto comodo. Possiamo associare, per esempio, una mappa diffusa e gli mettiamo la mappa diffusa corrispondente alla Terra. E quindi siamo in una situazione tipo quella che abbiamo visto prima. Poi facciamo di più, gli aggiungiamo la normal map corrispondente, per esempio, anche qui alla Terra. Vedete, questa normal map gli ha dato un po' di rugosità. E poi a questo punto vogliamo vedere un po' l'effetto di riflesso ottenuto invece con le specular map. Allora, e questo lo facciamo. Innanzitutto possiamo provare a metterci una specular map. Quindi non c'è una maschera, gli mettiamo, proviamo ad amplificarlo così. Così non ha ancora un
una specular map consistente. Però se noi gli mettiamo, ecco, gli associamo una specular map associato a questa mappa, vedete che è diventata la red mask qua sotto, e questa maschera che usiamo, usiamo una maschera che sia, per esempio, questa qui, no? Cioè mezza bianca e mezza nera. Ok. Allora, nel momento in cui abbiamo fatto questo mestiere, allora. Ah sì, qui dobbiamo ancora specificare. No, questo no. Ok, allora cominciamo da cose semplici. Quindi supponiamo di partire con la mappa speculare in cui l'intensità è 0 e non sia associata nessuna texture particolare. In questo momento è identica, vedete che c'è soltanto l'effetto di bumping sopra e sotto, e però nel momento in cui aggiungiamo, facciamo, vedete che faccio questa cosa qua, vedete che cambia l'aspetto, nel senso che diventa sempre un pochino più luminoso. Questa è l'intensità di riflessione. Però il potere di specularità dipende molto da questo. Quindi in pratica vedete che cambia abbastanza l'aspetto in funzione di questo. Quindi l'aspetto più forte si ottiene quando siamo di potere, quando siamo a sinistra, e l'intensità ci controlla comunque quanta specularità si ottiene. Quindi per vedere la differenza senza basta mettere a zero questo. Quindi questo è 0 e questo è il massimo valore. Ora, quello che dicevamo prima è che se noi ci aggiungiamo una maschera, la red maschera, vedete che visto che questa maschera qua è fatta metà e metà, vedete, è fatta così, c'è una W doppia nera e poi è nero a destra. Questo serve praticamente per capire un attimo dove ha effetto, no? Quindi per vederla pienamente possiamo, ecco, metterla tutta a destra oppure tutta a sinistra. Vedete che, ecco, in questo caso, vedete che la parte bianca è quella che subisce il maggior effetto, no? Quindi ho messo la W doppia proprio per riconoscere, quindi la parte bianca è questa, è la specularità massima. La parte nera invece toglie specularità. Le parti grigie fanno tutti gli effetti intermedi. Quindi il fatto di aver messo una mappa di questo tipo, allora cosa fa? Prende la maschera rossa ottenuta da questa metà e la applica in modo tale da riflettere in maniera separata. Tanto per intenderci, qua vedete che avvicinandomi, la parte dove c'è il W doppia, quindi andiamo, vedete che la parte dove c'è il W doppia in realtà c'è sempre quello che c'è sotto, solo che si comporta con un grado di specularità diversa. Quindi più aumento l'intensità e più lo vedo e più posso controllare il valore. Quindi questi effetti non sono facilissimi da osservare in teoria, però poi vedremo che all'atto pratico in realtà hanno un impatto notevole. Dicevo, il fatto che sia la maschera rossa è perché questa maschera che mettiamo, di questa maschera viene presa soltanto la porzione rossa. Nel caso bianco-nero equivale e quindi non ha importanza. Ora che ci siamo, possiamo provare ad applicare questi concetti a questo oggetto qua. Vedete, questo oggetto qua adesso ha tanti livelli e andiamoli a vedere uno per ciascuno. Quindi questo qua, vabbè, salviamo il materiale, questo qui che abbiamo fatto, e prendiamo invece questo nostro pianettino che è agganciato, avete visto, a un materiale che si chiama materiale Luna 3. Quindi se vado in edit di questo materiale, vediamo come è costituito questo materiale. Allora, questo materiale è fatto più o meno come l'altro, nel senso che ci ho messo la luna, però
Poi, adesso beh, qui c'è la tinting, gli ho messo una tinta bianca, che vuol dire che non viene disturbata, e la normal mappa gli ho messo quella famosa che abbiamo visto prima, infatti quella esatta che c'è in questo coso qua. Abbiamo la mappa speculare che l'ho messa in modo tale da avere un aspetto realistico. Vedete che se io mettessi tutto a destra diventerebbe molto liquida, con le parti nere molto molto riflettenti, e mentre invece mettendola tutta a sinistra diventa molto opaca, che va anche bene, tipo come se fosse gesso. Invece io voglio dare una sensazione di un pochino di riflessi, quindi vado un pochino a metà, quindi ecco che faccia un effetto, diciamo, leggermente interessante, ma senza esagerare, quindi con un po' di riflessi. E il tutto posso controllare quanto impatto abbiano, e qui vedete che cambia l'effetto. Questo qui è quasi come se non ci fosse speculare. E qua invece aumenta l'effetto della specularità. Qui, se io gli avessi detto none, lui non userebbe la mappa speculare che ho usato. Quindi vedete che, avendo messo none, lui riflette in tutti i modi ovunque. Mentre invece, avendogli messo red mask, lui riflette un pochino di più sulle parti bianche. Le parti bianche di questa specular map che abbiamo messo prima, che quindi ripercorre un po' la figura che ci abbiamo visto prima. Però le novità, le cose interessanti sono la transmission. La transmission, vedete, se la disabilito, vedete che perde un sacco di realismo. Perché perde un sacco di realismo? Perché la luce non viene ricalcolata attorno all'oggetto, mentre invece se io la metto, vedete che la luce viene trasmessa, quindi viene propagata, diciamo che è la propagazione. Io posso anche usare una maschera di trasmissione per indicare che certe zone trasmettono più di altre, e quindi uso di nuovo la red mask, che era quella che avevo preso prima, oppure quindi vedete che trasmette un po' di meno, cioè in funzione della maschera, se no gli dico che trasmette ovunque. Poi posso dire qual è la diffusione del colore che trasmette, vedete che gli ho messo un giallino, potevo anche mettergli un altro colore giallo, però questo qua direi che è un pochino più realistico se fosse un corpo celeste. E poi abbiamo anche questo qui, vedete che controlla anche come, cioè l'entità della diffusione, quindi come se fosse dotata di luce propria, però diciamo che per essere realistica, diciamo, ne produce, ne riflette solo una porzione. Vedete che a zero non ne trasmette quasi niente, quindi così potrebbe andare. E poi c'è il colore diretto. Il colore diretto è quello, insomma, che dà il modo in cui riflette, no? Nel senso che adesso l'ho messo giallino, però posso metterlo ad esempio azzurrino. Qui si vede un po' di meno, ma girandoci attorno si dovrebbe cogliere, diciamo, oppure aumentando l'effetto. Comunque, una delle modalità con cui sta riflettendo la luce. Allora, con altri. Vabbè, comunque, dovrebbero esserci delle ombre, diciamo, azzurre in questo caso. E poi abbiamo altre possibilità interessanti e notevoli, che sono la possibilità di. Vediamo soltanto un pochino. Così. La possibilità di riflettere propriamente. Vedete che c'è, cioè proprio che funge come superficie di riflessione, cioè riflette gli oggetti che ci stanno attorno. Se gli tolgo la riflessione, vedete che rimane un pochino diverso perché sta riflettendo l'ambiente circostante. In particolare l'ambiente circostante è azzurro, e forse per quello che non si vedeva l'azzurro prima, perché se questo adesso lo metto di un colore verde. Si vede poco, si capisce poco. No, invece il riflesso qua è interessante perché si intuisce che sta riflettendo. In realtà si può riflettere parecchio, quindi si può riflettere, vedete, ecco, così sta riflettendo tutto il cielo che gli sta attorno, come se fosse una specie di specchio.
In realtà questo dynamic planner, se lo tolgo, riflette in maniera generica, quindi tra l'altro è molto realistica. Mentre invece se gli aggiungo il dynamic planner, riflette in maniera più chiara. Quindi per esempio se volete fare uno specchio dovete usare questa opzione, questo l'ho imparato io a mie spese. Però diciamo che un pianeta non riflette così tanto, no? Quindi dobbiamo, va bene riflettere gli altri oggetti vicini, ma senza esagerare. Ok, quindi così abbiamo imparato a controllare sia la trasmissione della luce che la riflessione della luce, che ricordiamo che è diverso dalla specular, no? Le specular sono sempre delle riflessioni, ma sono delle riflessioni generiche. Invece la riflessione fatta qua è una riflessione dell'ambiente circondante. Per intenderci, se fosse proprio nera, mi vedrei anche io riflesso. Infatti proviamo a metterlo in teoria, adesso, al massimo. E adesso qui non si vede, ma dovrebbe esserci la riflessione. Se fosse un oggetto proprio bello spianato, si vederebbe la riflessione. E poi abbiamo anche le caratteristiche con cui il Fresnel con cui riflette mediamente la luce. Quindi qua possiamo ancora giocare, nel senso che se noi diciamo che la Fresnel, che è già un po' la misura della pulizia, della ruvidezza dell'oggetto, se qui gli metto 0 e 0, vedete che rimane abbastanza piatto anche qua. Se invece gli metto 0,1 e 10, vedete che c'è un fenomeno, cioè si vede la riflessione viene dando un effetto ancora diverso. E poi c'ho ancora altri parametri. Allora, la cosa bella qui è che si possono miscelare questi parametri per vedere gli effetti in tempo reale, una cosa che anche in Blender o in altri di questi non è così facile. Poi qui abbiamo depth test, che non chiedetemi cos'è, però vedete che fa. Ah sì, forse in questo caso lo rende un po' trasparente l'oggetto. Che è anche un interessante effetto, anche se è un pochino strano. Quindi direi che conviene lasciarlo. E poi il cast shadow vuol dire se dà l'ombra. E direi che per essere realistico è meglio che dia l'ombra. Dietro, vedete che se gli dico di togliere l'ombra fa questo effetto che in effetti è poco realistico, quindi è meglio fargli dipingere l'ombra. E direi che a grandi linee tutti i discorsi che stiamo facendo su tutte queste cose, almeno su buona parte di queste cose, dovrebbero aiutarvi a capire perché Cloud Party è a tutti gli effetti per chi lavora con le texture migliore, nettamente migliore di Second Life. In Second Life abbiamo solo la possibilità di poter definire la diffuse, la tinta, quindi sono la texture, il colore. Poi possiamo metterci, ma soltanto fra qualche mese, la normal map e una specular map. In realtà c'è alcune possibilità usando la specular di mettere un po' di riflettività, ma sono abbastanza limitate, quindi, e la trasmissione non ne parliamo, quindi la possibilità di fare le luci ovattate, le luci che attraversano le foglie o il latte ad esempio, che c'è quell'aspetto diciamo un po' particolare, con Cloud Party la possiamo fare, con Second Life no. E addirittura gli specchi veri qui si possono fare, mentre invece su di là no. Ora, questo qui, facciamo rever, torniamo all'ultima versione, eccetera. Per finire, magari vediamo esattamente come funzionano gli specchi, visto che ne abbiamo parlato. Quindi prendiamo questo UV Mapped Map, c'è cioè questo pannello, mettiamo e qui abbiamo detto che il materiale che c'ha questo test material che abbiamo fatto prima, lo editiamo, usciamo da B, che vedete che è un pochino più
naturale, tutto sommato, e proviamo a mettergli come texture diffusa questa qua. Oppure anche il black, che forse è ancora meglio, perché per gli specchi va bene il nero. Vedete che è nero, però è un nero che ha una bump map, quindi cioè è rugoso, e ha una specular map, che però adesso possiamo la specular map, quindi in realtà la specular map, vedete che ce l'ho aggiunto quelle cose, possiamo toglierla. Normal map, proviamo a togliergli la specular map, quindi dire none. Quindi rimane semplicemente rugoso, no? Come questa cosa qua. Poi magari toglieremo la rugosità quando andremo avanti. Ora andiamo sulla riflessione. E gli mettiamo che riflette alla massima potenza, vedete? E poi gli mettiamo ancora Dynamic. Quindi qui si comporta come una forma di specchio, vedete che in realtà sta specchiando, però essendo rugoso non si vede un granché, no? Quindi togliamo la normal map, lo specchio, la rugosità dà un po' di fastidio. Facciamo a togliere la normal map, facciamo così. Ok, vedete che sta specchiando effettivamente. Ma no, qui magari ci sono dei pezzi che qui ci sono. Qui dati di specularità lo togliamo. Diffuse era quella. Dunque quella tinta blu. Dovrebbe essere, però non abbiamo lo specchio esattamente come me lo immaginavo, anche se vedete che qualcosa specchia. Questo perché in realtà gli specchi funzionano solo lungo l'asse Z sopra, questo l'ho scoperto. Quindi per vedere lo specchio dobbiamo girarlo. Quindi facciamo edit. Ok. Relative, così vedete, questo è interessante. Facciamo se è girato, possiamo lo Z, facciamo relativo, lo giriamo di 90 gradi. Ok, e poi facciamo magari la scalatura per alzarlo un po'. Facciamo un pochino più piccolo. Ok, facciamo B. Ecco, vedete che adesso sta specchiando. Vedete che sta specchiando attorno, quindi magari lo editiamo. 1. Ce l'abbassiamo un po', se riusciamo. Ok, B. Ok, vedete che adesso sta specchiando e in teoria dovrebbe specchiare anche l'avatar. Facciamo ancora due. Qui c'è un po' di lag che non so da dove venga. Ah, allarghiamo la X da qua magari. Invece che mettiamo 10 e poi facciamo move sul rosso sulla Z, facciamo meno 5. Ecco, vedete che in realtà sta proprio specchiando il mio avatar. Infatti, se io mi muovo, lui si muove. Qui, quando fate gli specchi.